Risparmiare sulle bollette, oggi ormai uno dei costi maggiori per le imprese, e rendersi per quanto possibile autosufficienti, mettendosi al riparo dalle tempeste dei mercati, è il duplice obiettivo della comunità energetica che sta avviando, fra i primi in Italia, il Consorzio delle Bocchette, che riunisce centinaia di aziende dell'area artigianale e industriale di Capezzano Pianore. Il progetto è nato in collaborazione con la Next Green Planet e col supporto del Comune di Camaiore, aperto potenzialmente anche alle imprese delle vicine aree di Massarosa e Viareggio. Si tratta essenzialmente di installare impianti fotovoltaici finalizzati all'autoconsumo e al risparmio energetico. La novità sta soprattutto nell'organizzare una rete locale di consumatori di mutuo sostegno nell'approvvigionamento energetico attraverso fonti rinnovabili. Uno dei punti cardine di questo progetto è riuscire ad unire sia i produttori, ovvero coloro che installeranno i pannelli fotovoltaici sul tetto, che coloro che sono impossibilitati a installarlo e quindi saranno soltanto dei consumatori dell'energia, però facendo parte della comunità avranno comunque dei bonus. I dettagli del progetto verso la comunità energetica saranno svelati giovedì alle 18 nella sede del Consorzio delle Bocchette. Al momento non si possono prevedere tempi, perché sicuramente dovranno essere fatte delle ricognizioni dello stato attuale, dei sopralluoghi e capire anche come ogni singola azienda vuole impegnarsi in questo progetto. Ovviamente si tratta sempre su base volontaria. Dovremmo capire le estensioni della comunità e siamo comunque pronti a partire con questo progetto.